E oggi alla direzione didattica Rodari, il secondo circolo di Villa Abate, abbiamo avuto una festa per il pensionamento di tre insegnanti, l'insegnante Marisa Cucci, l'insegnante Mariella Giannone e l'insegnante Giusy Messineo. È stata una giornata bellissima, molto partecipata. Devo dire che noi siamo una comunità scolastica che ha l'impronta della famiglia. Le maestre sono state salutate con grandissimo affetto e anche con dei canti, delle poesie, ci sono stati momenti di commozione, come è giusto che sia. Sono tre maestre che hanno dedicato più di 40 anni alla scuola, molti dei quali spesi qui da noi. Quindi era giusto salutarle con tutti gli onori. Naturalmente quando maestre di così tanta esperienza lasciano la scuola, rimangono sempre legate alla scuola e noi siamo sicure che la loro esperienza rimarrà come un elemento prezioso all'interno della comunità scolastica. Una cosa bellissima è stato il ricordo, il tributo quasi, che hanno ricevuto dai loro ex alunni. Ragazzi ormai grandi ovviamente, perché dopo 40 anni è chiaro che sono papà e mamme a loro volta, hanno dei figli in età scolare, hanno voluto fare un ricordo mandando un video, un saluto, anche per via WhatsApp, utilizzando tutti i mezzi che oggi fortunatamente in un mondo globale ci fanno sentire tutti vicini. Un alunno da Londra ha salutato la maestra Marisa Cucci, un'altra da Malta. Abbiamo veramente vissuto dei momenti di grande emozione. Da parte mia, in quanto dirigente di questa istituzione scolastica, auguro a queste tre maestre di raccogliere i frutti del loro lavoro e sono certa che sarà così. Si godranno i loro hobby, i loro interessi, le loro famiglie, i loro figli e nipotini e rimarranno, come ho avuto anche occasione di dire nel mio breve discorso di presentazione, sempre delle donne di scuola e noi auguriamo a loro il massimo della felicità possibile in questo altro momento della loro vita, che è un nuovo capitolo e che è quello del pensionamento.